Grazie. Al Teatro Comunale, cerimonia per i 20 anni di Ca' Foscari a Treviso, uno sguardo al passato e il pensiero necessariamente al futuro. Inscindibile per il presidente di Fondazione Cassa Marca, Dino De Poli, quello della città con quello dell'Ateneo Veneziano. L'università, sa, gli deve dirlo a loro che futuro, dove chi vuole collocarsi e che futuro che c'è. Io vado avanti, per Treviso corre, sì. Per Treviso corre perché... e crea un clima già più alto, più elevato. Fondazione resta al fianco di Ca' Foscari, dunque si ragiona di spazi. Avendo creato la Piani, si svuota una parte del centro della città, quindi là va riempito qualitativamente. De Poli punta sul centro storico, il rettore conferma che si lavora per Villa Margherita, in piena sintonia finalmente con il comune. La qualità dell'amministrazione comunale di oggi non ha nulla a che fare con quella di ieri, per cui perdonatemi, mi sembra naturale. Oltre 3.000 oggi laureati di Ca' Foscari a Treviso, in platea il primo. L'Unità di Treviso è stato un trampolino di lancio per il mio percorso sia personale che professionale. Mi ha dato l'opportunità di conoscere nuovi strumenti di lavoro, di conoscere persone che hanno contribuito a farmi crescere e mi ha dato l'opportunità di girare un po' il mondo. Siamo partiti con 150 studenti, siamo 1500, già questo dovrebbe significare la crescita di questi anni, però la crescita di qualità. Adesso abbiamo dei percorsi di studio molto interessanti per le aziende del territorio, abbiamo percorsi di studio che formano ragazzi che servono per le imprese che vogliono diventare sempre più internazionali e in futuro accentueremo queste caratteristiche di Treviso perché diventi il polo universitario per tutta Italia che forma competenze con questo tipo di specializzazione.